Sul caso del luxoricidio di Lugo vi sono ancora alcuni punti bui. Ferrino Belletti, l'82enne di Via Garigliano, ora ricoverato all'ospedale di Ravenna, ha raccontato in maniera confusa al PM Isabella Cavallari nuovi dettagli di ciò che è accaduto all'alba di domenica mattina, quando con numerose coltellate ha assassinato l'anziana moglie. Si può parlare di raptus legato ad uno stato di depressione? Telefonicamente abbiamo contattato Antonella Bufano, psicologa e psicoterapeuta che ha seguito casi di uomini che agiscono violenza. Io non ho molti elementi rispetto al caso, però è emerso che questa persona, 80enne, avesse anche una condizione depressiva, per cui quando si fanno delle valutazioni bisogna essere insomma molto attenti e avere dei dati. Di solito una condizione depressiva in una persona anziana non è escluso che ci possano essere momenti di scarsa lucidità, se poi possono essere accompagnati da altri deficit legati alla tarda età. Però non è da escludere che in questa famiglia ci potessero essere delle forme di maltrattamento, come spesso accade, ma che sono poi poco note, non rilevate e che quindi sfociano in episodi di violenza che hanno appunto come punta dell'iceberg l'omicidio. Però ripeto, è complicato offrire una valutazione perché gli elementi non sono chiari e poi bisognerebbe conoscere la storia di queste persone. Il linguaggio giornalistico parla di raptus, in realtà è una terminologia un pochettino abusata, bisognerebbe anche qui insomma prima di utilizzare diciamo le parole giuste, perché le parole sono importanti, fare degli accertamenti e capire insomma che cosa ci può essere dietro, se è una forma di violenza maschile o una forma comunque di violenza che però nasce da un'incapacità di intendere. Sempre di violenza si tratta, però c'è un po' una differenza.